amaretti secchi e croccanti, pronti in un attimo. Mentre faccio un caffè vi invito a seguirmi in cucina, così li assaggiamo insieme e vi racconto come li ho fatti. Sono davvero facilissimi e buonissimi. Ho iniziato versando lo zucchero in un mixer insieme alle mandorle e le ho frullate molto finemente. Qua vedete solo una parte del procedimento, perché questa ricetta l'ho fatta due volte, la prima l'ho fallita, quindi aspettate fino alla fine del video, guardate tutto il video perché alla fine vi farò vedere il frutto di questo fallimento. Quindi dopo aver miscelato bene zucchero e mandorle pelate, ho iniziato a montare gli albumi a neve. Quando hanno iniziato a schiumare ho aggiunto un cucchiaio di zucchero prelevato dal totale e ho continuato a montare finché non ho ottenuto una meringa. Lo zucchero serve a non far diventare gli albumi grumosi, ma restano lisci e setosi, appunto come una meringa. Una volta fatto questo ho aggiunto qualche goccia di aroma mandorla amara, perché non avevo le mandorle amare, e poi in tre volte ho incorporato le polveri, cioè lo zucchero e le mandorle ridotte in polvere fine. L'ho incorporato a poco perché dovevo cercare di capire il tipo di consistenza che dovevo ottenere questo impasto. Una volta fatto questo vedrete che l'impasto assume una consistenza molto soda, è come una plastilina che riusciremo a modellare tranquillamente con le mani. La stessa consistenza l'avevo ottenuta nella prima ricetta che poi ho cestinato, ma il risultato non è stato minimamente lo stesso. Ecco perché ho cambiato ricetta. Ecco, questa è la consistenza che deve avere. Ho prelevato circa 15 grammi di composto formato delle palline regolari che ho passato nello zucchero semolato e poi ho disposto su una placca da pasticceria coperta di carta da forno. Non serve distanziarli tantissimo perché non gonfiano molto, quindi se ne possono mettere qualcuno in più sulla placca. Io mi sono un po', diciamo, limitata. E io ho preparato due placche da 24 biscotti per placca e ho eseguito due cotture leggermente diverse, cioè una cottura più breve rispetto all'altra, per cercare di capire come sarebbe stata la differenza. La prima placca l'ho cotta appunto a 170 gradi in modalità ventilata per 33 minuti. I biscotti sono super croccanti e secchi all'interno e asciutti. La seconda placca invece l'ho cotta per 28 minuti, sono sempre super croccanti esternamente, friabili però non duri che si ci può battere un chiodo, ma dentro quelli da 28 minuti di cottura sono leggermente più morbidi, io preferisco quelli un po' più cotti. I biscotti sono buonissimi, una volta freddi si possono conservare in un barattolo di vetro, in una scatola d'alluminio, e durano veramente parecchi giorni, sono deliziosi. Alla fine di questo video vi faccio vedere i biscotti quelli falliti. Ho seguito una ricetta completamente diversa, ma nel post blog vi racconto di quella ricetta e del bilanciamento completamente sbagliato, oppure sono io che ho fallito. È molto probabile comunque che sia io ad aver sbagliato la modalità di esecuzione della ricetta. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche. E questi sono i biscotti falliti, sono tremendi. Sono venuti appiccicosi, collosi, non ci ho potuto fare niente, ancora sono lì che giacciono, non so cosa ne farò comunque. Va bene, grazie, alla prossima ricetta gluten free, ciao!